Del sole, magari ci ritorneremo subito. Facciamo un altro tutorial con altre possibilità, altre combinazioni, perché nella musica non bisogna mai diciamo accontentarsi, ci sono sempre nuovi modi, nuove possibilità, ok? Come diceva Battiato, e quindi magari la faremo magari con tipo quei rasgà di stile flamenco. Che no, un bel golpe, magari vi spiegherò come si fa. Niente, ho attaccato su questa chitarra classica questo piccolo golpeador, però l'ho messo un po' troppo stretto, avrei dovuto allungarmi un po' di più. Sono riuscito a trovarlo e in questo modo si può battere sopra senza rovinarla, perché cominciava a diventare un pochino distrutta, non so se si vede. Questo non c'entra molto con la casa del sole, però c'entra col fatto di possibilità ritmiche che potrei usare e potrebbero essere infinite, anche quelle spagnoleggianti. Non si vede? Non so se si vede che qua si stava veramente distruggendo questa chitarra sotto alla plastica. Ecco, vedi come si vede tutta la parte che si era graffiata. Se continuavo a battere ancora per un po' la rovinavo. Invece è molto bello il fatto che si possa battere, vedi? Questo è il movimento flamenco a forbice, abbastanza difficile. Questo è un altro, e poi il flamenco si usa tantissimo col pollice, ma anche diciamo la chitarra classica molto spesso si fanno cose, non so, per esempio mi viene in mente la versione semplificata, qua è un altro video, Asturias in versione semplificata. Ok, proprio diciamo un po' spartana. Ciao, buongiorno, benvenuto su questo canale, nuovo video Asturias, versione molto semplificata, solamente 6 note per fare questa bella canzone. La, mi, fa.